No, volevamo fare tutti i 90 minuti così, ma c'è anche Foggia in campo. E fra l'altro, lo dico da qualche settimana, non è mai un alibi, dobbiamo arrivare a fare questo, però in questo momento abbiamo lavorato anche sulla situazione, a parte che lo si fa sempre, però anche di stare più bassi perché abbiamo tanti giocatori che sono rientrati da inattività lunga come Miguel, come Ligi, come tanti altri come Capomaggio che è mancato 15 giorni e quindi era quasi scontato che 90 minuti altissimi non potevamo farli, però credo che è evidente che poi la squadra ha sempre cercato la vittoria, ha sempre cercato anche il gol, non si è mai abbassata neanche dopo il 2-1, quindi la mentalità è quella giusta, dobbiamo, e sono sicuro che lo faremo in queste settimane, continuare a lavorare sull'intensità, sui concetti di gioco, perché il primo tempo non ho ancora i dati, ma credo che abbiamo concluso almeno 7-8 volte in porta, quindi questa è la strada che voglio alle mie squadre. E sono molto soddisfatto, come lo ero anche quando in maniera inopinata abbiamo perso qualche punticino prima di questa partita, quindi nelle precedenti 5 partite, ma la squadra dal primo giorno che sono arrivato abbiamo un'identità insieme forte, mi diverto ad allenarla e i ragazzi noto che hanno un grande piacere, altrimenti a marzo non si possono pretendere determinate cose come lo si è visto oggi. Quindi sono soddisfatto, abbiamo fatto un primo passettino, dobbiamo fare un grande passo oggi, dobbiamo fare un ultimo passettino per la matematica e poi, come ho sempre detto, i playoff si fa per vincere e non si fa per partecipare.